Allora, mister, eravate partiti bene perché avete avuto la prima occasione della partita proprio con l'ex di turno Diop e poi successivamente anche con Capace, se non erro, no? Capace, un tiro, insomma, che ha lambito il palo. Poi dopo che cosa è successo? È successo che il secondo tempo abbiamo subito la qualità della Ternana, come ovvio che fosse, e quindi i loro attaccanti hanno fatto la differenza. E primo gol in modo un po' rocambolesco, ma secondo gol di ottima fattura. Direi che la lettura dell'analisi della partita si riassuma in questi brevi concetti. Primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo stati pericolosi in due o tre situazioni. È ovvio che ci è mancata poi la forza per ripartire, perché loro sono bravi poi nel palleggio e hanno tanti giocatori tecnicamente eccellenti, e quindi noi abbiamo fatto poco nel secondo tempo, ma non per demerito nostro, ma per bravura della Ternana. Infatti, secondo me non è che avete fatto poco, perché lei nel primo tempo è brillato molto bene dal punto di vista tattico, la Ternana. Invece nella ripresa, dopo il primo gol, dopo il gol di Marilungo, poi lei ha messo dentro due attaccanti, Musso e Scarpa, è chiaro, si sono allargate le maglie, questo è il mio giudizio, e quindi lì la tecnica della Ternana è emersa. Assolutamente, penso che sia tutta qua. Primo tempo, noi per uscire indenni da questo stadio, primo tempo per quello che abbiamo prodotto dovevamo segnare. È ovvio che una squadra come la nostra fuori casa fare tre occasioni senza segnare poi diventa poi difficile. E ripetersi secondo tempo su quei ritmi, con diversi giocatori anche un po' acciaccati, con tanti giovani in campo. È ovvio che dopo il loro gol per loro si è messa un po' in discesa, e noi che abbiamo dovuto fare un qualcosa in più e cercando di sbilanciarci, è ovvio che poi abbiamo subito qualcosa in contropiede, ma questo ci sta nell'economia della partita. Anche se sicuramente non andiamo via a testa bassa, ma andiamo via a testa alta. Mister, guardando un po' lo score della Paganese, avete più difficoltà, no, nel giocare in trasferta. Questo da che cosa è dovuto? Ma probabilmente anche per un discorso di caratteristiche, abbiamo pochi giocatori di strappo, di contropiede, quindi a volte le partite si risolvono anche con giocatori con queste caratteristiche. Ciò non toglie che in relazione al tipo di campionato che dobbiamo fare siamo nei programmi, e quindi poi il campionato è molto competitivo con l'abolizione delle liste over, dove gli squadroni che sono 7-8 possono attingere con 25-30 over, noi ne abbiamo solo 8-9, per noi diventa anche un po' più difficile. Direi che la forbice poi si va a allargare a livello poi di valori. Lei adesso parlava di programmi, no? Il vostro programma qual è? Una salvezza tranquilla oppure qualcosa di più, un centro classifica? Ma questo poi lo vedremo strada facendo. È ovvio che il primo step è circa 40 punti e il nostro primo obiettivo è quello di arrivare a porre la prima bandierina a 40 punti, poi eventualmente penseremo ad altro, ma un campionato, come ho detto anche prima, dove ci sono veramente tante squadre di un certo blasone, di un certo spessore, con una grande storia alle spalle, noi che siamo una piccola realtà sicuramente ci stiamo facendo rispettare, perché ce la stiamo giocando dovunque con dignità. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie. Buonasera. Grazie.